Ultimamente sentiamo spesso parlare di tiroide, secondo me anche in maniera con un abuso di questo termine. Magari dai non addetti ai lavori si pensa subito che qualsiasi problema sia legato alla tiroide. E quindi io direi che è giusto che qui a Banaet si faccia un po' di informazione e quindi iniziare a parlare di questo e di tanto altro ancora con i nostri professionisti, con persone competenti che mirano soltanto al benessere dei nostri ascoltatori e non solo. Quindi con immenso piacere vi presento il nostro prossimo ospite, sto parlando del dottor Antonino Cardella, medico endocrinologo con il quale andremo ad affrontare anche la grande tematica dell'ipotiroidismo. Benvenuto ai nostri microfoni, dottore. Buonasera. Allora, è un grandissimo piacere averla qui con noi, e proprio perché comunque parliamo di una specializzazione molto importante e anche molto attuale, perché come dicevo prima ormai si parla sempre solo di tiroide. Certo. Però ecco, andiamo a capire, prima di capire ecco meglio tutto questo argomento, io sono molto curiosa di conoscere la sua storia, quindi che cosa l'ha portata comunque a intraprendere il percorso di medico endocrinologo? L'endocrinologia studia il sistema endocrino, cioè tutto il sistema delle ghiandole che producono ormoni. Queste sostanze che partono da una parte del nostro organismo, vanno a stimolare un'altra parte dell'organismo, stimolano il nostro sistema nervoso, i nostri pensieri, le nostre fantasie. Diciamo che l'endocrinologia è la scienza che più di ogni altra nella medicina avvicina il corpo con i sentimenti, con le emozioni, e quindi per questo sono diventato endocrinologo. Beh, devo dire una descrizione molto romantica dell'endocrinologo. Di solito sono magari innamorato ancora. Eh beh, si vede, perché magari ecco uno è abituato a sentire la ghiandola, quello e quell'altro, l'ormone invece no, proprio la passione. Noi lo vediamo quando c'è un'alterazione del sistema endocrino, parliamo di tiroide, parliamo di gonadi, parliamo di anche altri apparati, quali sono le percussioni proprio sullo stato emotivo, sui comportamenti delle persone. Quindi lei consiglia per esempio di ogni quanto di andare magari a farsi controllare dall'endocrinologo, oppure se magari c'è bisogno di andarci soltanto quando magari avvertiamo alcuni sintomi? No, allora il medico di famiglia quando prescrive delle analisi di routine non può non inserire ogni tanto, soprattutto se sa che il paziente, il suo assistito ha una familiarità di patologia tiroidea, il dosaggio del TSH. TSH è un ormone prodotto dall'ipofisi che ha la funzione di stimolare l'attività della tiroide ed è un perfetto indicatore della funzione della tiroide. Se il TSH è alto la tiroide funziona poco, se il TSH è molto basso la tiroide probabilmente funziona in eccesso, e già da quello il medico di base, il medico di famiglia può capire se le cose vanno bene o no. Quindi in entrambi i casi comunque poi se si hanno questo tipo di valori bisogna andare dallo specialista. Poi lui approfondisce ma invia allo specialista. E quindi ecco, adesso parliamo proprio di ipotiroidismo. Sì. Che cos'è? L'ipotiroidismo è l'insufficiente funzione della tiroide. Quando la tiroide non riesce a produrre la quantità di ormone che è necessaria all'organismo, si definisce ipotiroidismo. Questo può essere primitivo se già si nasce alla nascita con questo e va diagnosticato immediatamente, però in Italia non è un problema perché lo screening si fa alla nascita dei bambini, oppure successivamente, può essere poi di varie forme, quello acquisito, lieve, grave, più o meno grave, ecco. Quindi che cosa comporta però questo? L'ipotiroidismo comporta una riduzione di tutte le attività dell'organismo. Il paziente di solito comincia a avvertire sonnolenza, una stanchezza che è una fiacca che non è giustificata dalle normali attività, avverte freddo quando la temperatura è normale, è ipodinamico. Ecco, però questi sono i sintomi che può avvertire una persona normale. Ecco, ci sono delle forme di ipotiroidismo che invece devono essere cercate con attenzione, quindi non soltanto nel neonato, ma soprattutto nelle donne in gravidanza e negli anziani. Quindi stava comunque accennando anche prima che ci sono anche delle analisi di laboratorio per di diagnosticare appunto l'ipotiroidismo. Quindi la diagnosi però completa come viene fatta? La diagnosi si parte sempre da quel dosaggio del TSH. Se poi i valori del TSH sono elevati e
fanno sospettare la presenza di un ipotiroidismo, si dosano gli altri ormoni, che sono gli ormoni tiroidei T3 e T4, e poi si va avanti per definire qual è, che è la causa di questo ipotiroidismo, se cioè c'è stata una tiroidite, quali possono essere state le cause a determinare questa situazione. Ci sono anche degli avvertimenti fisici che ci possono far capire che una persona magari soffre di ipotiroidismo? Molte persone pensano che l'eccesso di peso o l'obesità possa essere legata ad una riduzione della funzione tiroidea. Questo avviene in maniera veramente eccezionale, proprio rara. Il più delle volte ci può essere effettivamente una difficoltà di controllare il peso per una persona normale che si alimenta sempre in maniera corretta, ma chi è obeso di solito lo è per altri motivi, non per la tiroide. Ecco, quello che dicevo prima invece sono i sintomi, ecco, una fiacca non giustificata, una sensazione di freddo che non c'è, un cambiamento dello stato di benessere che si è perduto quando si ha stanchezza, fiacca di giorno e insonnia anche di notte. Però è pur vero che questi aspetti possono essere scambiati anche con altro, cioè magari per esempio adesso che è estate noi possiamo associare una fiacca magari semplicemente al caldo. Certo. E soprattutto anche nell'anziano, voglio dire, questi sintomi possono essere propri dell'età avanzata. Per questo motivo il medico di famiglia, facendo fare delle analisi di routine, una tantum, dovrebbe fare il dosaggio di questo TSH. Cosa diversa, come accennavo invece, questo è un argomento a cui tengo moltissimo, è quello di una monitorizzazione attenta in fase di gravidanza, perché spesso le donne fanno dei loro test, delle loro valutazioni prima di iniziare una gravidanza e poi loro non lo sanno, il medico che le segue non se ne ricorda e sfugge una riduzione di funzione della tiroide o comunque un'insufficiente funzione della tiroide che può essere molto pericolosa per il feto, soprattutto se non viene diagnosticata nei primi 3 mesi di gestazione. Ecco, perché una volta comunque magari diagnosticata e poi dopo andremo a vedere anche come, qual è la cura, quali sono le varie terapie, cioè l'ipotiroidismo è un qualcosa che può scomparire nel tempo oppure è una cosa che permane e deve essere tenuta sotto controllo con le varie terapie? Di solito l'ipotiroidismo quando si manifesta rimane definitivamente per tutta la vita, però curarlo non è assolutamente un problema perché con i farmaci che abbiamo a disposizione la terapia è ben tollerata, si personalizza sulla base di quello che è la massa corporea, l'età, le condizioni cliniche generali, eventuali altre malattie accessorie come ad esempio nell'anziano, quindi non è assolutamente un problema curare l'ipotireo. Quello l'ipotireo è anche facile se il paziente collabora, se il paziente è attento ad assumere i farmaci nella maniera corretta, perché a volte questi farmaci che sono semplici da assumere però richiedono una certa attenzione, alcune formulazioni vanno assunte a digiuno, non vanno assunte insieme a dei protettori dello stomaco se si ha una gastrite o un reflusso gastroesofageo, quindi con determinati accorgimenti la terapia per l'ipotiroidismo è stabile, è sicura e non crea sovrapposizioni o effetti collaterali con nessun altro tipo di trattamento. Quindi comunque ovviamente se si va da un professionista viene data una terapia e deve essere seguita, quindi se, ovviamente deve essere comunque coniugata anche con una corretta alimentazione. L'alimentazione deve essere sempre corretta. Quello sì, a prescindere. Il professionista, non per difendere la categoria, di solito fa il suo lavoro e quindi dovrebbe farlo abbastanza bene. Spesso sono i pazienti che sono indisciplinati. Sì, magari ecco, pensiamo, vabbè, oggi saltiamo la pasticca, tanto oppure, non fa niente. Oppure ho l'influenza, magari per 3-4 giorni non la prendo, e per chi invece è un ipotiroideo conclamato che è in terapia da tanto tempo, non assume il farmaco per 4-5 giorni non gli fa rischiare nulla. Però sicuramente gli toglie quella carica di benessere che invece aveva prima. Ma ci può essere comunque una predisposizione a comunque verso l'ipotiroidismo, per esempio una cosa ereditaria? Ecco, l'ereditarietà per le patologie tiroidee è legata alla ereditarietà per la patologia tiroidea, però poi nello stesso nucleo familiare ci può essere l'ipotiroideo, l'ipertiroideo, chi ha il nodulo della tiroide, chi ha il tumore, quindi
chi ha una patologia tiroidea e in familiarità ha degli ascendenti, dei collaterali, sa di poter essere esposto per una patologia di organo, non proprio per quel tipo di malattia. Ecco. Laddove invece dovesse essere trascurata, che tipo di conseguenze può avere? Prima si moriva anche di ipotiroidismo, si moriva anche perché in epoca remota non c'erano gli estratti di tiroide, poi si è passati agli estratti di tiroide animale, tutti i bovini che venivano macellati in Argentina a cavallo della seconda guerra mondiale, voglio dire, davano molto materiale per estrarre. Poi ormai da diversi decenni abbiamo gli ormoni sintetici e quindi non è assolutamente un problema seguire la terapia. La terapia, ci sono varie formulazioni, in compresse, in fiale orali, in gocce, quindi si può assolutamente personalizzare molto. Anche variegata, sì, però ecco, l'importante è che una volta prescritta e soprattutto una volta diagnosticato questo tipo di problema, deve essere comunque appunto seguita questa terapia, soprattutto poi per quanto riguarda, come dicevamo prima, anche nel caso dell'età avanzata e della gravidanza, quindi due casi molto particolari. Bene, quindi io direi a questo punto, dottore, di dare tutti quanti i suoi contatti, perché qualora magari ci fossero i nostri ascoltatori che magari hanno queste problematiche, sia quelle legate all'ipotiroidismo, ma in generale a tutte quelle che vengono affrontate dal medico endocrinologo, lei ecco può essere sicuramente, con la sua competenza, con la sua professionalità, ma anche soprattutto con la sua passione verso comunque questo studio, questo particolare ramo della medicina, sicuramente può essere un punto di riferimento importante. Quindi io vi ricordo che è qui con noi il dottor Antonino Cardella, che ci ha parlato appunto dell'ipotiroidismo. Lo potete contattare allo 06 87 13 22 16. Il suo studio è in zona Porta Pia, in via Castelpidardo 34 a Roma, ma lo potete contattare anche tramite Facebook Antonino Cardella, oppure vi ricordo anche il sito internet www.antoninocardella.it, e se volete magari chiedergli qualche informazione oppure levarvi qualche curiosità, potete anche mandargli una mail cardellant.endoandro@alice.it. Beh, devo dire, adesso chiudiamo con il consiglio del dottore, quindi che cosa ci consiglia? Buone vacanze. Buone vacanze, bello, mi piace, quindi amico dottore. Assolutamente sì, innanzitutto amico. Bene, quindi io, oltre alle buone vacanze da parte del dottore, io invece vi invito alla prevenzione, perché molto spesso, ecco, prevenire è meglio che curare, quindi una volta comunque fatti tutti i vari controlli, se scoprite di avere una problematica, andate comunque dalla persona esperta, e io ve lo consiglio perché secondo me lui ha quel qualcosa in più rispetto agli altri. Quindi dottor Antonino Cardella, medico endocrinologo, grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a te.